minoranza che non interessa tutti, ma fino al 10% delle persone con diabete. Ecco, perché queste complicanze, dottor Crinisio, cos'è che ci fa peggiorare? Possono guarire spontaneamente oppure possono in genere si aggravano? Allora, le ulcere per definizione sono una lesione di continuo della cute dei tessuti sottocutanei e nel diabetico sono molto frequenti. Non hanno tendenza a guarire spontaneamente, ma anzi hanno la tendenza molto spesso a peggiorare. Questo perché fondamentalmente le cause che le provocano non vengono rimosse e quindi tengono in qualche modo a peggiorare. Quindi sì, soltanto il trattamento di queste lesioni e la risoluzione delle cause può portare alla guarigione. Quindi lasciate a se stesse, non rimuovendo quindi le cause, possono solamente peggiorare. In più, oltre al peggioramento locale, cioè praticamente alla estensione, all'allargamento, all'approfondimento delle ulcere, c'è da dire che molto frequente è la sovrainfezione batterica e quindi l'infezione di queste ulcere che le fa trasformare da ulcere semplici a uno sfascello tessutale vero e proprio che può portare verso le gangrene. Sì. Si tenga conto che il diabete è molto, come prevalenza in Italia, è in aumento, l'età media va aumentando, quindi la manifestazione del piede diabetico e delle ulcere degli arti inferiori, delle ulcere del piede diabetico, sono in continuo aumento. Sì. E quindi approfondire l'argomento, come stiamo facendo periodicamente, dare delle indicazioni, dare dei consigli, far capire cosa si può fare e cosa non si può fare, risulta fondamentale. Infatti, il piede diabetico, noi sappiamo che è un'alterazione morfostrutturale tipico del diabete, che ha una morfologia di quadri clinici molto vari e che ha molto spesso come due cause principali l'alterazione neurologica periferica, e quindi l'alterazione della sensibilità periferica, che porta coi traumatismi, con le scarpe inadeguate, alla comparsa di lesioni, o la mancanza di sangue, quindi la ischemia periferica, quindi l'arteriopatia periferica, che nel diabete assume delle caratteristiche particolari che porta quindi alla comparsa delle lesioni. Le sì, due cause possono coesistere nelle cosiddette ulcere neuroischemiche, quindi è una cosa importante, quindi come prevenzione e come trattamento. Ecco, quindi, come diceva lei giustamente, non si può sottovalutare, bisogna stare attenti, rivolgersi subito al proprio medico di famiglia, che poi rinvierà allo specialista. Ecco, vediamo un po' come si svolge. Quindi lei parlava già della visita, la visita tipo e quindi la gestione di un piede diabetico che è latente, come vediamo da queste immagini, poi un piede diabetico eclatante. Allora, la gestione varia a seconda che il piede diabetico abbia già una manifestazione ulcerativa oppure no. Un piede diabetico senza ulcere va controllato periodicamente sia nella sua vascolarizzazione, quindi con l'eco color Doppler, sia nella sua alterazione o meno della sensibilità periferica, quindi sono degli strumenti adeguati a valutare la sensibilità periferica. Questo per capire se ci possono essere delle alterazioni di sensibilità che possono portare quindi alla comparsa di ulcere da traumatismo. Quindi l'esame clinico del paziente, la valutazione dei polsi arteriosi, la temperatura locale, l'eco color Doppler, quindi come indagine diagnostica non invasiva che consente la valutazione del flusso, o come vediamo nell'immagine la valutazione della sensibilità periferica, specialmente in corrispondenza di punti di iperpressione plantare come possono essere le teste di metatarsi, è una cosa fondamentale per capire se quel piede si sta avviando o meno alla comparsa di lesioni. Anche la valutazione dell'ossimetria transcutanea, quindi nei pazienti arteriopatici che abbiano una ossimetria transcutanea molto bassa, è prevedibile che ci sia nel tempo la comparsa di un'ulcera ischemica. Quindi è ovvio che questo va valutato nel paziente prima della comparsa dell'ulcera, quindi come prevenzione. È ovvio che nel momento in cui ci sia la manifestazione eclatante di una lesione ulcerativa, quindi la comparsa di lesione ulcerativa, questo va affrontato in maniera molto, molto rapida, molto efficace, in quanto, diciamo, come abbiamo detto in precedenza, l'aggravamento può essere molto, molto grave, cioè l'aggravamento può essere molto rapido e può portare a quadri molto, molto importanti che possono in qualche modo aggravare il paziente fino alla gangrena. Si tenga conto che, diciamo così, il paziente diabetico con comparsa di lesioni ulcerative può avviarsi a gangrena, diciamo così, dell'arto, e quindi può avviarsi a perdere l'arto in una alta percentuale dei casi. Quindi è ovvio che la prevenzione negli stadi, diciamo così, iniziali di queste lesioni è importante per evitare lo sfascello tessutale che si ha poi con la sovrainfezione batterica e quindi con l'alterazione dei tessuti, con la colliquazione dei tessuti stessi. Sì, infatti qui vediamo il medico che sta misurando la pressione
dei vasi, è vero, del piede, Esatto, e lì dove ci sono delle esatto. anomalie c'è quindi il sospetto di una incipiente ulcera, è vero? Ulcera, Ecco, qui esatto. Ecco, cominciamo vediamo a che queste vedere sono le prime ulcere allo le stadio, prime lesioni, le gli prime stadi lesioni, iniziali di sì. lesioni ulcerative. Allora, tenga presente che, per esempio, la lesione ischemica molto spesso per mancanza di sangue, quindi per carenza di ossigeno periferico, porta a morte cellulare. La morte cellulare porta quindi alla necrosi e quindi alla comparsa dell'ulcera. In Sì. quest'altro caso, come abbiamo visto in questo piede che è adesso in visione, quindi con quell'ulcera plantare, molto spesso invece sono dei punti di iperpressione plantare, cioè la deformità del piede, molto spesso frequente nel diabetico, porta a un accentuato carico. Come vediamo in questo caso, in corrispondenza della testa dei metatarsi, e questo carico porta per il traumatismo alla formazione di callosità, e le callosità rompendosi portano questi buchi veri e propri, quindi che sono queste ulcere Proprio delle plantari, vere e sono le proprie, cosiddette sì. ulcere. Esatto, come Sì. vediamo in quest'altro caso pure. Sì. Quindi sono ulcere o ischemiche o neuropatiche. Le due cose possono coesistere creando quelle ulcere che si formano per il traumatismo, quindi per esempio per la iperpressione plantare o per la scarpa inadeguata, e poi non guariscono perché praticamente arriva poco sangue e quindi l'ischemia periferica porta poi all'aggravamento dell'ulcera stessa, quindi le Sì. cosiddette ulcere neuroischemiche. Questo per esempio è un'ulcera sicuramente neuroischemica, quindi legata al decubito interdigitale e alla mancanza di sangue con una infezione e fissolizzazione del sottocutaneo. Sì. Queste Dottor ulcere Crisio, possono portare. cambia anche tinta, colore il piede, vero? Quando Che prende l'ulcera. ovviamente nel momento in cui ci sia la comparsa di un'ulcera, le callosità danno quel pallore, quindi attorno alla Sì, lesione sì. stessa, e quando a questo si aggiunge l'infezione, la cianosi locale, quindi il colorito violaceo, è già indicativo di un aggravamento della lesione stessa. A questo si aggiunge poi anche l'odore. Ovviamente, nel momento in cui questa infezione diventa marcata, si creano dei veri e propri ascessi, dei flemmoni che mangiano i tessuti interni del piede, quindi anche le fasce del piede stesso, i tendini, e quindi anche quei tessuti maleodoranti, quelle colliquazioni tessutali, ci danno ancora di più il quadro eclatante di una mastizzazione avanzata che può portare molto spesso a un'estensione verso la gamba e quindi, diciamo così, Sì. a una vera e propria gangrena del piede e Sì. dell'arto stesso. Ripeto, è una Ecco. patologia molto subdola, molto, molto grave, che va presa in maniera, diciamo così, rapida e in maniera abbastanza forte fin dai suoi esordi. Di cui non bisogna, come dire, aver vergogna, ecco, perché spesso scattano questi meccanismi autoprotettivi che poi ci impediscono, ecco, di ammettere che siamo affetti da qualche malattia. Pensiamo di non avere, Esatto. che sia un problema che riguardi gli altri e non noi stessi. Infatti, Invece. uno dei campi importanti, dottore, che come lei sta dicendo, è proprio l'educazione del paziente, cioè educare il paziente non soltanto a non avere vergogna e quindi a farsi visitare, alla cosiddetta sorveglianza sanitaria del proprio piede, cioè il paziente diabetico la sera deve guardarsi il piede, guardarsi all'interno delle dita, guardarsi sotto la pianta del piede, e alla prima manifestazione, ecco, di un cambio di colorito, di una callosità o di un buchetto, diciamo così, una lesioncina che si sta creando, deve farsi visitare. Sì. Questo perché prendere una lesione in quegli stadi lì risulta quasi sempre vantaggioso, perché la guarigione è quasi sempre costante. È ovvio che questa, diciamo così, lesione, se invece non vista dal paziente o trascurata dal paziente, può essere in qualche modo evolutiva e Sì. quindi aggravarsi, perché poi ovviamente il piede è una zona dove difficilmente riusciamo a essere sterili, fondamentalmente, tra virgolette, e quindi l'infezione è molto frequente. E Sì. quindi le infezioni che si causano a carico del piede diabetico, proprio per la diciamo così, il sovrauso di antibiotici diciamo, che quotidianamente oggi si fa, molto spesso questi germi che si formano in questo tipo di infezioni sono appunto resistenti. E l'albicidina, come lei ha detto prima, e altri antibiotici che stanno venendo fuori, rappresentano oggi un'arma fondamentale da usare con cautela, proprio perché molto Ecco, spesso noi ci troviamo di fronte a germi resistenti agli antibiotici. sì. Dottore Crisio, passiamo adesso all'approccio terapeutico del piede, delle ulcere del piede diabetico. Vediamo come si affrontano, insomma. Allora, l'approccio terapeutico, come la manifestazione clinica di malattia e le cause possono essere varie, così anche l'approccio terapeutico è polimorfo, quindi è vario, e va affrontato da tutti i punti di vista che possono andare a risolvere la causa scatenante dell'ulcera stessa. È ovvio che il trattamento locale dell'ulcera è fondamentale, cioè quello che viene detto toilette chirurgica, cioè l'asportazione chirurgica dei tessuti colliquati, necrotici, infetti,
quello è fondamentale per rimuovere tutto il tessuto ormai perso. Stimolare quindi la granulazione locale, andare a trattare con antibiotici locali, effettuare dei tamponi profondi delle lesioni per vedere che germi ci sono e che antibiotici sono, diciamo così, è possibile usare in questo tipo di infezione, è fondamentale, così come le medicazioni quotidiane. È ovvio che poi bisogna andare a rimuovere la causa. Nelle ulcere neurologiche periferiche è ovvio che la causa è il traumatismo, quindi l'utilizzo di ortesi, di scarpe adeguate, scarpe che abbiano dei punti di scarico risulta fondamentale. Sì. Ma la causa, una delle cause più frequenti, cioè la causa ischemica, quindi l'arteriopatia diabetica, va risolta dal punto di vista vascolare, quindi chirurgico vascolare, con la rivascolarizzazione. Oggi noi abbiamo a disposizione tantissime armi per la rivascolarizzazione del piede diabetico. L'approccio endovascolare è sempre il primo tipo di approccio che va a risolvere non soltanto le, diciamo così, le ostruzioni alte, che sono meno tipiche del diabetico, cioè praticamente quelle iliache e quelle femoroproplite, ma ci consente di trattare anche le arteriopatie distali, cioè quelle sottogenicolari, sotto al ginocchio, andando con dei fili guida e con dei palloni a riaprire i vasi che sono ostruiti, causati quindi questa ostruzione dal diabete, quindi a riaprire questi vasi al di sotto del ginocchio fino al piede stesso, e anzi ci consente a volte di arrivare all'interno del piede con dei loop plantari che ci consentono di riaprire le arcate plantari, quindi sì, riportare sangue lì dove il sangue non arrivava. Questo sangue, sì, arrivando quindi consente di portare ossigeno, consente di portare gli antibiotici che noi diamo al paziente e consente in qualche modo di avviare a guarigione e quindi demarcando quello, sì, che è il tessuto necrotico. Ecco, si può, dottor Crinisio, si può pensare che queste ulcere che sono, abbiamo visto anche con immagini che noi cerchiamo sempre di mantenere le più, come dire, visibili possibile, cioè che non, sì, siano offensive della sensibilità, certo, delle persone, ma alcune cose dobbiamo farle vedere. Possono guarire queste ulcere o sono invece, occorre, si può solo stabilizzarle, come dire? No, allora, possono guarire sicuramente. La gran parte delle ulcere vengono portate a guarigione in tempi, diciamo così, diversi, ovviamente a seconda del grado di ulcera, dell'estensione, del grado di infezione locale, ma molto spesso si arriva a guarigione. Questo ci consente di salvare tanti arti, perché un piede diabetico, un piede ischemico che arriva già con ulcero, si tratta così di ischemia critica in diabetico, quindi, che in qualche modo è ad alto rischio di amputazione d'arto. Quindi salvare questo tipo di lesioni è importante, sì, per salvare. Quindi si può salvare, si può migliorare, guarire addirittura. Occorre non perdere tempo, quindi consultare, esatto, subito, esatto, lo specialista. Ecco, il paziente come può iniziare a gestire il rischio delle ulcere da solo? Come i primi tempi, diciamo, i primi giorni per prevenire peggioramenti, e quindi l'igiene, non so, l'autocontrollo, sì, l'autovigilanza, esatto, l'osservazione, no, i piedi freddi, non so, anche il camminare, le scarpe. Allora, ha detto tutte cose giuste, cioè praticamente la sorveglianza del piede da parte del diabetico è fondamentale, quindi il piede, il diabetico deve essere abituato non soltanto a un corretto regime alimentare, a seguire tutte le istruzioni date dal diabetologo, a farsi controlli periodici presso gli specialisti di riferimento, che è il diabetologo, che è il chirurgo vascolare, che è praticamente l'ambulatorio del piede diabetico, questo al fine di valutare il grado di interessamento neurologico periferico e il grado di arteriopatia periferica, e deve essere abituata a valutarsi da solo la comparsa di lesione, se il piede è freddo, se ha sensibilità oppure no. È ovvio che tutto questo è fondamentale, e nel momento in cui ci si trova di fronte a un'alterazione legata per esempio a un'iperpressione plantare, è ovvio che in quegli stadi iniziali utilizzare le scarpe adeguate, le ortesi adeguate prodotte appositamente per quel paziente consente di prevenire la comparsa dell'ulcera. Tutto questo, se trascurato, porta sicuramente all'ulcera, porta, sì, sicuramente alla necrosi, alla lesione periferica. Ed è ovvio che poi a quel punto lì bisogna correre ai ripari con il curettaggio locale, con la rivascolarizzazione, con le ortesi adeguate. Oggi abbiamo a disposizione anche la chirurgia rigenerativa, di cui tante volte abbiamo parlato, sì, quindi sì, con l'utilizzo, sì, di matrice dermica, di cellule staminali, che in qualche modo cooperano alla rivascolarizzazione, quindi aiutano la rivascolarizzazione, o a volte sono l'unica arma a disposizione nei pazienti non rivascolarizzabili per portare, diciamo così, un maggiore grado di salvataggio d'arte in cui i pazienti altrimenti critici. Sì. Quindi è ovvio che le armi sono tante, dobbiamo saperle utilizzare, e il paziente da parte sua deve farsi controllare. Quindi è una collaborazione continua che ci, sì, deve essere, sì, dallo, sì, specialista e il paziente. Sì, ma questo lo diciamo sempre in tutti i casi, in tutte le malattie, tutti i disturbi, anche, esatto, chi soffre di depressione,
che teme lo stigma, no? Teme il, diciamo, il Esatto. segno, il marchio. Ecco, bisogna evitare, superarle, voltar pagina, collaborare con il proprio medico, aprirsi soprattutto. Ecco, non bisogna chiudersi. Anche chi Esatto. soffre di patologie cardiovascolari non deve trascurarsi. Esatto. Insomma, molto dipende anche da noi, dottor Crinisio. Esatto, ma quello che diciamo sempre, dottore, la prevenzione, la diagnosi precoce, il trattamento rapido ed efficace sono i 3 punti fondamentali che valgono per qualunque malattia, ma anche nel piede diabetico sono Ecco, di qui estrema sì, importanza. in queste immagini vediamo appunto un paziente, diciamo è un promo questo ovviamente, Sì, che si controlla. che fa un controllo, si usa la termoterapia, cioè misura anche la temperatura dell'acqua, si fa i bagnoli per rivascolarizzare, cioè tentare di riattivare è vero, una Sì, ma vediamo normale. come si sta guardando tra le dita, controlla la Tra le temperatura dita, perfetto. Ecco, locale, questo vede se ci sono delle callosità, sì. vede se ovviamente la sensibilità c'è oppure no. È ovvio, tutto questo è il passo fondamentale che ogni diabetico dovrebbe fare e al minimo segnale di un'alterazione deve farsi controllare. E questi controlli devono essere a parte rispetto ai controlli programmati. Ecco, ci devono essere controlli programmati per il paziente, ma ci devono essere quei controlli che il paziente stesso deve indursi a fare quando vede delle anomalie. Questo ci consente di effettuare, ecco, la prevenzione e la diagnosi precoce. Per il Sì. trattamento, ovviamente, siamo attrezzati con tante armi, però non arrivarci risulta ovviamente meglio, quindi risulta ovviamente molto più valido per il paziente, perché un paziente con ulcera, un diabetico con ulcera, ha sicuramente un indice di mortalità e morbilità più alto rispetto al paziente che non arriva ad avere l'ulcera periferica. I pazienti amputati, per esempio, perché magari si arriva troppo tardi, e questi pazienti hanno un indice di mortalità molto molto più alto rispetto ai pazienti diabetici Esempio, non un sottoposti altro ho all'ulcera, non è che non hanno letto ulcera. un consiglio utile, mai usare chi ha il piede diabetico le scarpe senza i calzini, è vero, un altro errore, è usare le scarpe Sì. Esatto, giuste. le ortesi, le scarpe giuste, come dicevamo prima, che devono essere adeguate al piede. Se il piede è un piede normale, se il piede ha delle deformità, le scarpe devono essere formate appositamente per quel paziente, in modo da evitare che ci siano dei traumatismi o praticamente che ci siano dei punti di scarico. Cioè non ci Bene. devono essere dei punti del piede che vadano a urtare o a premere troppo all'interno della Sì. calzatura. E poi i calzini ovviamente sono fondamentali per proteggere proprio la cuffia Certo, sì. del piede Bene. stesso.